Astravista ragazzi, benvenuti in questo nuovo video strano e breve. Sì, perché oggi parliamo, come avete visto nel titolo, della storia del grandissimo, famosissimo, potentissimo Sylvanus Kettleborn. Un nome che ti riempie la bocca, Sylvanus Kettleborn. È passata la fame perché è mezzogiorno. Però, come mi hanno detto in live domenica scorsa, sì, perché ogni domenica su YouTube facciamo una live, nemmeno la mamma di Sylvanus Kettleborn sa chi sia Sylvanus Kettleborn. Esatto, perché questo personaggio non è mai apparso nella trasposizione cinematografica, è stato solamente citato all'interno dei libri. Infatti Sylvanus Kettleborn era l'insegnante di cura delle creature magiche fino all'arrivo di Hagrid, il terzo anno di Harry, Ron e Hermione. Cosa sappiamo di Sylvanus Kettleborn? Sappiamo che è nato il 22 novembre di una data non precisata. Sappiamo che è appartenuto alla casa dei Tasso Rosso. Sappiamo che è una bacchetta di ipocastano, piuma di fenice, particolarmente flessibile di 11 pollici. E come capacità particolare ha un grande sapere enciclopedico di tutte le creature magiche ed è molto coraggioso. Un Tasso Rosso coraggioso? Questa cosa mi puzza, c'è qualcosa che non va, un Tasso Rosso coraggioso. Guardatevi i video delle case, cazzo. Comunque, vabbè, è anche un puro sangue, ma ce ne frega altamente. E non ha moglie né figli, ama gli animali, le creature magiche ama. Tipo Hagrid, però Hagrid vorrebbe, però non ce la fa. E come hobby strano ma vero, ama le creature magiche. Ma guarda, ma tu guarda che hobby particolare per un insegnante di cura delle creature magiche. Comunque Sylvanus Kettleborn, come abbiamo già detto, insegnò cura delle creature magiche fino all'arrivo di Hagrid il terzo anno. Come Hagrid dopo di lui e come prima di lui, o più o meno contemporaneamente, molto più probabilmente un pelino prima forse, Newt Scamander riteneva le creature magiche, anche quelle più pericolose, essere maggiormente incomprese rispetto all'essere pericolose. E infatti questo ha portato a molti danni fisici da parte di creature magiche a se stesso e agli altri. Per questo Hogwarts detenne il record di periodo di prova 62 volte. Cioè 62 volte Hogwarts ha detto: ti mettiamo in prova perché sei un pompirla. A Hogwarts noi sappiamo che è semplice rischiare la morte, particolarmente una volta ogni 2 mesi. Tanto che una volta ha anche appiccato un incendio a causa di una sua creatura magica, in particolare una Schwind, perché gli voleva dare una parte all'interno della rappresentazione della storia di Beda il Bardo, la fonte della buona sorte, a una Schwinder. Comunque Sylvanus Kettleborn, mi riempie sempre dirlo, nonostante fosse così tanto eccentrico, era molto amato da tutti gli insegnanti, da tutti i membri del compartimento di Hogwarts, e io non so parlare. Comunque Sylvanus Kettleborn, nonostante fosse così eccentrico, era molto amato da tutti gli insegnanti e dal corpo dirigente di Hogwarts, tanto che rimase a Hogwarts per un periodo molto 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 lungo, anche se finì il suo mandato da insegnante con solo un braccio e metà gamba. La cosa può essere anche divertente a pensare in giro per Hogwarts più o meno così, che andava in giro così. Però comunque, andato in pensione, Silente stesso gli regala un set di arti magici. Problema fu che doveva essere continuamente sostituito perché anche in pensione si divertiva ad andare in riserve dei draghi e venivano abbastanza mutilato anche lì, e quindi doveva continuamente cambiare i propri arti magici di legno o varie protesi, no? Come Malocchio Moody che aveva la gamba di legno. Comunque, durante la sua pensione si trasferì nel piccolo villaggetto di Hogsmeade, subito lì vicino a Hogwarts. Soltanto che i suoi impedimenti fisici, ovvero il fatto che avesse mezza gamba e un solo braccio, non hanno potuto renderlo partecipe della battaglia di Hogwarts. E qua arriva un punto che mi ha fatto amare tremendamente questo personaggio, questo Tasso Rosso, goffo, eccentrico, ma molto simpatico, amabile e dedito alle creature magiche. Nonostante non potesse partecipare, cosa fece? Si mise in soffitta nella sua casetta e rovesciava vermicoli sopra i mangiamorte che passavano lì sotto. Quello che faceva non ne sbatteva il cazzo a nessuno, sia di mangiamorte che di quelli che combattevano contro i mangiamorte. È stato praticamente inutile, completamente inutile. Cioè, rovesci i vermicoli sopra, non hanno neanche i denti i vermicoli, non possono fare... Cos'è che fa? Ti rende un po' viscido?
Cosa fai? Cioè, non possono mordere, attaccare al collo, rompere una giugulare. Sono vermicoli, non fanno niente i vermicoli. Mangiano lattuga e vomitano la lattuga. Non fanno un cazzo i vermicoli. Lo vedi anche nei libri. I vermicoli non servono a niente. Soltanto che questo lo fa vedere come un uomo estremamente coraggioso che è anche impossibilitato a difendersi perché se gli entravano in casa lo saccagnavano, ma neanche con le bacchette, a sputi in faccia, lo uccidevano a sputi in faccia, questo povero Sylvanus Kettleborn, ma lui comunque da tasso rosso com'è, quindi fiero, forte, coraggioso, anche se non si direbbe, però il video sui tasso rosso è qua sopra, da qualche parte, si è reso... ha avuto questo spirito di volontà così forte da cercare di dare il suo contributo a una causa persa, perché era una causa persa già in partenza. Ah, che belli che sono i Tasso Rosso, così forti, determinati, ma così di basso profilo, tranquilli, amabili, amichevoli con gli altri. Non come Grifondoro. Anche io sono un Grifondoro, lo dico. Non voglio commenti sotto, tutti i Grifondoro sono valorosi, sono valorosi, forti, coraggiosi, Sir Cadogan, ma Sir Cadogan sta... E niente, questo è tutto quello che sappiamo della vita di Sylvanus Kettleborn, che è molto più di ciò che sapevano tutti i suoi familiari messi insieme, perché nessuno si è mai cagato Sylvanus Kettleborn in vita sua, ma guardate quest'uomo coraggioso che ha rovesciato vermicoli in testa e mangiamorte, non causando niente alla causa. Comunque spero che tutti i Tasso Rosso che hanno visto questo video siano rimasti un po' rinvigoriti dalla presenza nella loro casa di Sylvanus Kettleborn. Sì, provate a dirlo 10 volte, tipo chiudete gli occhi e fate Sylvanus Kettleborn, Sylvanus Kettleborn. È appagante, è molto appagante. E niente, come al solito vi ricordo che tutte le domeniche facciamo una live con Harry Potter Lego dove chiacchieriamo di qualsiasi cosa. Dove chiacchieriamo di qualsiasi cosa. In descrizione trovate tutte le pagine affiliate al canale, anche la mia pagina Facebook, la trovate lì sotto, quindi mettete like alla pagina Facebook. Se vi è piaciuto il video mettete un like a questo video e se volete iscrivetevi al canale, eccetera. E potete anche entrare nel gruppo Telegram, dove ormai siamo un bel po' e parliamo giornalmente, non c'è un momento vuoto. Ci rivediamo giovedì per un nuovo video. Pigna, pizzicotto, manicotto, tigre.